praticamente un nuovo video haul di cose interamente comprate da me. Ho comprato alcune cose di Aeropostal, di Charlotte Russe, di Bath & Body Works, di Victoria's Secret, un sacco di cose tanto carine, ma la cosa più bella è che tutte queste cose le ho prese al mercato. Ebbene sì, perché qui fanno... Scusate, c'è Ximena che sta strillando da morire e non posso chiudere la finestra perché si muore di caldo. Comunque, se ci seguite nei vlog sicuramente avrete già sentito che ne parlavo. Qui in Messico c'è tantissimo commercio che viene dagli Stati Uniti, e soprattutto di vestiti e di cose, insomma, tipo Bath & Body Works e Victoria's Secret. E quindi una volta a settimana fanno un mercato che io lo chiamo mercato, però in realtà non è un mercato tipo di frutta o delle solite cose, insomma, che si trovano in Italia nei mercati, ma sono mercati di bancarelle, di vestiti che le persone importano dagli Stati Uniti, e sono tutte cose nuove. Magari ci sono alcune cose un po' vecchie così, però sono tutte cose super nuove con etichette e costano praticamente niente. E quindi sono andata l'altro giorno con Maribel e con Fernanda con la scusa di dover comprare un altro costume da bagno, perché me ne ero portato solamente uno, e siccome dobbiamo andare al mare la prossima settimana, anzi probabilmente quando vedrete questo video saranno i giorni nei quali siamo al mare, e appunto volevo andare a comprarmi un altro costume per averne almeno due, e poi ho trovato un sacco di altre cose, e quindi calcolate che tutte le cose che vi faccio vedere in questo video in tutto ho pagato 25 euro, perché avevo una banconota da 500 pesos che equivale a 25 euro, e con questi 25 euro ho preso tutte queste cose. Quindi sono veramente degli affaroni, perché sono cose di Aeropostal e Victoria's Secret appunto, ma costavano niente. Quindi iniziamo subito dalla cosa che ho addosso, perché sennò va a finire che me la scordo. È questo toppino, vedete, fatto così. Questo è di Charlotte Russe, in Italia non si trova questa marca. È fatto così, oddio. È fatto così, vedete, sotto ha un'altra cosa più coprente, e poi sopra c'è quest'altro pezzo tutto svolazzante, tutto bucherellato. È una specie di crop top, però lo userò sicuramente in spiaggia. E questa marca appunto in Italia non si trova, ma è una marca abbastanza famosa degli Stati Uniti, e appunto si chiama Charlotte Russe. E questa maglietta l'ho pagata tipo 1,50 euro, perché erano tre magliette per 100 pesos, 100 pesos sono 5 euro. Fernanda ha preso due magliette e io ne ho presa una, quindi un terzo di 5 euro praticamente l'ho pagata, quindi meno di 2 euro. E poi il costume che ho preso, anche questo, no, mi pare il costume è di Nordstrom. Sì, il costume è di Nordstrom, Nordstrom, non so come si pronunci. Comunque anche questo negozio in Italia non si trova, ma è un negozio piuttosto famoso negli Stati Uniti. Qui in Messico non c'è, però appunto arrivano le loro cose, come le cose di Charlotte Russe. E quindi questo è il costume che ho preso, la parte di sotto è fatta così. Questo l'ho pagato meno di 10 euro, e calcolate che le cose di Nordstrom normalmente costano parecchio, quindi questa è la parte di sotto, e la parte di sopra è fatta così, e la cosa carina è che dietro ha tutte queste strisce. La cosa ancora più bella è che sono stata super fortunata, perché lo vendevano insieme, e poi mi sono resa conto che la parte di sopra è S e la parte di sotto è M, quindi è proprio, cioè questo costume chiamava il mio nome, era perfetto per me, visto che io sono sempre molto più piccola di sopra e un po' più grande di sotto, quindi normalmente non mi piace acquistare i costumi da bagno, i pigiami comprando la stessa taglia, prendo sempre sopra la S o la XS e sotto la M, e quindi insomma questo costume chiamava proprio il mio nome, e quindi ho trovato questo, sono tanto contenta. Poi ho preso questo, che lo so, non ho saputo resistere perché costava solo 2 euro, però lo so che non è più Natale. Ho preso questo pantalone di pigiama tutto rosso con i carlini, con i maglioni natalizi. Dai, cioè sono troppo carini, lo so che non è Natale, però non mi vergogno, perché qui a casa degli zii di Cesar
le sue cugine, sia Nena sia Fernanda, vanno in giro per casa con i pantaloni di pigiama di Natale, con i pinguini, con le renne, perché li hanno comprati negli Stati Uniti quest'inverno quando sono andati in vacanza. E quindi continuano ancora a mettersi i pigiami natalizi. E quindi ho detto, vabbè, chi se ne frega, se lo mettono loro me lo posso mettere pure io. Quindi mi sono comprata questo pantalone di pigiama con i carlini natalizi. Vabbè, troppo carini comunque per 2 euro, non potevo resistere. Poi ho preso questo vestito per anche questo tipo 7 euro. E è della Disney, della collezione di Cinderella, cioè di Cenerentola, e è una L, però siccome era da bambino, insomma, mi sta bene. In realtà è leggermente largo qui e la lampo non si chiude, non funziona, è per quello che costava così poco, però insomma me lo faccio sistemare da un'amica di Maribel che lo sistema a 2 euro, mi ha detto, le lampo, e quindi glielo porterò. Però è di Disney ed è di Cenerentola, è veramente troppo bello e sicuramente costava molto di più di 7 euro, e quindi insomma ho deciso di prenderlo. Guardate quanto è carino sull'azzurro, fatto così con tutti questi fiorellini lilla, gialli, bianchi, azzurri. E poi la cosa carina è che qui sui fianchi ha questo dettaglio di merlettino azzurro. Poi la gonna cade morbida, è un po' scollato di qua delle braccia, e dietro è fatto così, ha questi 2 bottoncini, e vedete la lampo si chiude solamente fino a qui, e questo pezzettino non si chiude perché qua cioè, è un po' scucita, e quindi quando lo tiro su si incastra. Quindi non credo che debba cambiare tutta la lampo, la sarta, credo che cercherà semplicemente di ricucire questo pezzo che si incastra. Adesso non so bene, comunque insomma poi farò sapere nei vlog come l'ho sistemato, sicuramente ve lo farò vedere. Comunque è troppo troppo carina, sono super felice per questo vestito, mi piace un sacco. Poi diario postal, sì, diario postal, ho preso questo crop top che ho pensato potesse essere super utile anche questo al mare, e questo costava poco perché è un po' sporco, ma con una lavata insomma tornerà come nuovo. E anche questo l'ho pagato 2 euro per questo crop top di Aeropostale. Sembra che sto facendo una televendita, 2 euro per questo crop di Aeropostale, crop top. E, no vabbè, a parte gli scherzi, cioè è davvero super carino per 2 euro. Poi è di Aeropostal e è tutto traforato, vedete, sul bianco, e questo io lo utilizzerei sia sotto a dei vestiti che magari sono un po' scollati, tipo reggiseno a fascia, diciamo, perché è comunque abbastanza duretta la stoffa, quindi è abbastanza coprente. Oppure lo userei magari con dei pantaloncini corti, con delle gonne a vita alta, ancora non so. Comunque insomma è molto carino e spero che si tolga questa macchia. Dovrebbe togliersi, e anche perché è bianco, quindi al massimo lo lavo con la candeggina e si toglie sicuramente. E quindi ho preso questo, 2 euro Aeropostal, yeah, troppo contenta. E poi ho preso questi calzini che non sono di nessuna marca, anzi c'è tutto New York, ma costavano tipo 20 centesimi di euro, e sono troppo carini perché hanno questo cagnolino qui sdraiato, mi sono piaciuti troppo, e costavano 6 pesos veramente, cioè costavano niente, quindi li ho presi. E poi ho preso anche quest'altro costume, però ho preso solamente la parte di sopra perché la parte di sotto non c'era. Anche questo è di Nordstrom e guardate quant'è carino, bianco con questo merlettino sopra. E in realtà avevo visto un pezzo di sotto di Nordstrom che mi piaceva un sacco come ci stava insieme, anche se non era uguale, praticamente era sul rosa con delle rose, dei fiori, e ci stava molto bene, però era tipo uno degli ultimi arrivi e costava tipo 10 euro solamente per la mutandina. E quindi ho detto no, aspetto, alla fine ho preso solamente il pezzo di sopra, e ho pensato che comunque, male che vada, lo posso abbinare alla fine anche alla parte di sotto di questo, perché essendo bianco io direi che ci sta abbastanza bene, non è che ci sta male. Quindi al massimo, se non trovo un'altra parte di sotto, per questa volta lo abbino con questo, e ogni tanto con quello bianco, ogni tanto con quello arancione, e poi insomma se troverò un'altra parte di sotto che ci sta meglio la comprerò. Però comunque secondo me ci sta abbastanza bene, è carino.
quindi ho preso questo e c'aveva anche il laccetto, se per caso ve lo volete legare qui. E poi ho preso questo smalto della Essie, c'erano un sacco di bancarelle, un paio, anzi non un sacco, e un paio di bancarelle con un sacco di make up nuovo di NARS, di Too Faced, di Stila, gli smalti Essie, i lip balm EOS, quelli però non li ho presi perché erano praticamente aperti, e anche se l'ho aperto ed era, diciamo, nuovo, sembrava nuovo, mi ha fatto comunque un po' schifo, quindi forse un rossetto non lo prenderei lì perché appunto è tutto make up aperto. E però per esempio c'erano i fard e i bronzer della NARS, quelli Laguna, bellissimi, e costavano 10 euro, che è tanto 10 euro ma comunque poco per quello che sappiamo che costa la palettina con blush e bronzer della NARS. E quindi non l'ho preso quella volta perché appunto avevo solo quella banconota da 500 pesos e volevo comprare delle cose che costavano di meno per poter prendere più cose, ovviamente. E però insomma sicuramente un'altra volta me lo prenderò, perché quel duo bronzer e fard della NARS mi piace un sacco, mi è sempre piaciuto un sacco, e a 10 euro è veramente regalato. Comunque c'erano tantissime cose appunto anche di make up, e mi sono presa questo smalto della Essie che è il colore Who is the Boss, è una metà tra grigietto e azzurrino, molto carino. Siccome praticamente quasi non ho smalti qui in Messico, ho voluto approfittare e prendere uno di questi qua della Essie. C'erano anche altri colori, però questo era il mio preferito, e questo costava 50 pesos, quindi diciamo 2,50 euro più o meno per uno smalto Essie è poco, perché normalmente costano sugli 11 euro, e quindi ho preso questo. Poi ho preso un paio di slip di Victoria's Secret, non so se farveli vedere perché vabbè, comunque non dovrebbero esserci tanti maschi che ci seguono, quindi io vi faccio vedere lo stesso. Sono queste qua di Victoria's Secret, c'è ancora appunto l'etichetta, sono nuove e in realtà sono di Pink, della linea Pink di Victoria's Secret, e sono molto carine, semplici, rosa con il merlettino, molto carine, e costavano 2 euro anche queste. Le ho prese nella stessa bancarella di questo coso di Aeropostal. E poi, ultime cose, ho preso questo nella bancarella del make-up. C'erano anche un po' di cose tipo per la casa. E ho trovato questo portagioie, diciamo, un piattino di Nordstrom, anche questo. Nordstrom. Che ho pagato solamente 2 euro e all'inizio costava 14 dollari perché qui dietro c'è il prezzo, quindi è super affarone, e non è neanche rotto, quindi è molto carino, è così bianco e c'è scritto in dorato Thankful and Grateful, con questa freccia tutta colorata, non so se riuscite a vederlo per la luce, comunque è super carino e lo stavo già utilizzando per metterci collanine, troppo carino. Poi ultime due cose, c'era una bancarella che vendeva tutto Bath & Body Works e tutto Victoria's Secret, e quindi ho preso una cosa di Bath & Body Works e una cosa di Victoria's Secret, siccome appunto come sapete sto andando in piscina e mi sento la pelle un sacco secca ultimamente, e quindi volevo una crema per il corpo, e ho preso questa qui di Bath & Body Works che si chiama Aloha Waterful Orchid, e quindi tipo all'orchidea, e cioè è buonissimo. I prodotti di Bath & Body Works, non smetterò mai di dirvelo, sono super validi. Stamattina me lo sono messo, è buonissima, e quindi ho preso questa crema e l'ho pagata intorno ai 5 euro, anche questa. E poi ho preso questa acqua profumata di Victoria's Secret, e questa è al cotone bianco e pink lily, non so che cosa sia, comunque è buonissimo il profumo, troppo buono, è molto simile al Blossom in Bloom, il profumo quello là che mi piace, e appunto volevo un'acqua profumata di Victoria's Secret perché siccome ho il profumo, quello Victoria, però siccome quello costa parecchio, costa sui 50 euro, oltre a due spruzzatine non ne metto durante il giorno, e quindi volevo un'acqua da aggiungere, diciamo, durante la giornata al profumo, che avesse più o meno la stessa profumazione, e questa qui in rosa non è proprio uguale, ma più o meno, insomma, le fragranze di Victoria's Secret più o meno sono tutte simili.
un po' dolciastre, ma non esageratamente, e quindi più o meno tutte si assomigliano. E quindi appunto ho preso questa qui, anche questa l'ho pagata intorno ai 5 euro, e normalmente ne costa tipo 20, quindi affarone anche questo. E poi ultimissima cosa che ho preso, questa non è di nessuna marca, ho preso questi huaraches, che sono i classici sandaletti messicani. Questi li ho pagati l'equivalente di 7 euro, quindi veramente poco, e mi piacciono un sacco. Quelli che avevo preso l'anno scorso li ho finiti, distrutti, e li ho usati un sacco, e quindi insomma ho deciso, non me li so portati quegli altri, e ho deciso di prenderne un altro paio, visto che me l'ho portato solamente gli altri sandali, quelli di Steve Madden. Però se li metto tutti i giorni mi fa male il piede, non perché mi faccia male la scarpa, ma perché comunque mi fa male mettere tutti i giorni la stessa scarpa. E quindi insomma per 7 euro ho preso questo paio di sandaletti, sono molto carini, e sono appunto quelli classici messicani, questo intreccio così e questa pelle. È proprio il sandaletto classico messicano. E basta, quindi, Gemmine, questo qui è tutto lo shopping che ho fatto ultimamente. E mi dispiace che ci sono tante cose che voi non potete trovare in Italia, però insomma mi faceva piacere condividere con voi questa scoperta che ho fatto qui nei mercatini. E veramente costano niente le cose. Adesso non vedo l'ora di tornare dal mare la settimana prossima, così ci riandiamo al mercatino e vediamo che altre cose ci sono. Mi ha detto Maribel che ogni settimana cambiano completamente tutto, quindi sono molto curiosa e sono molto contenta, perché tutte queste cose le ho pagate 25 euro in tutto, quindi veramente poco per tutto questo shopping. E quindi basta, Gemmine, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, e vi mando un bacione enorme, e noi ci vediamo al prossimo. Ciao Gemmine! Allora, come avrete sicuramente letto dal titolo, eccomi qui tornata con un nuovo video haul. Allora, in questo video vi faccio vedere alcune cose che mi sono arrivate da Romwe e da Choices, e sono quasi tutti vestiti. Ci sono solamente un paio di cosine che non mi sono piaciute tanto, anzi in realtà solamente una, tutto il resto sono veramente cose super super carine.